presentazione ufficiale per Euroflora 2011. Che l'allestimento del padiglione Liguria proprio a questa finalità, di presentare il paesaggio della Liguria e i suoi giardini in un quadro unitario. Lo spazio è articolato in una successione di giardini, cioè salendo dalle scale mobili il giardino d'acclimazione. Il giardino d'acclimazione è un omaggio alla tradizione ligure dei grandi floro-vivaisti, a partire da Ludwig Winter, che era il coautore insieme a Thomas Hanbury dei giardini botanici Hanbury, quindi un omaggio a questi pionieri che hanno acclimatato le piante in Liguria. Poi c'è il giardino dell'agricoltura, perché l'agricoltura ligure è stata estremamente significativa nei secoli, ammirata da tutti gli agricoltori per la capacità di sfruttare anche il minimo metro quadrato a disposizione, vista questa difficoltà di un territorio aspro. E naturalmente nel giardino dell'agricoltura gli agrumi e gli olivi sono i protagonisti. Ricordiamo che John Evelyn suggeriva al re d'Inghilterra nel 500 di purificare l'aria di Londra, che era già inquinata, piantando le piante di aranci, di limoni, di cedri che lui aveva visto a San Pier d'Arena. Poi c'è il giardino mediterraneo, cioè quindi un omaggio a tutte le piante aromatiche, medicinali, officinali, che fondamentalmente sono mediterranee, e in più proprio a quello che è la presenza della macchia mediterranea, delle risorse dal punto di vista naturale di un paesaggio che in certi tempi di Liguria si è ancora conservata. Questi tre giardini sono attraversati da un corridoio fiorito che è stato concepito con una ruota cromatica, quindi con dei criteri compositivi abbastanza innovativo, che è dedicato ai fiori recini, quindi questa è la parte più innovativa del progetto.